L'intervento di restauro eseguito qui sul cantiere di San Giovanni è partito da una fase di progettazione consistito in una mappatura e nell'esecuzione delle analisi diagnostiche finalizzate ad individuare quelli che potevano essere fenomenologie di degrado insite all'interno del materiale lapidio, quale presenza di sali e fluorescibili o comunque residui di composti organici utilizzati in precedenti interventi di restauro. Preventivamente all'intervento di restauro, proprio per individuare e mettere in risalto quelle che erano le fenomenologie di degrado, è stato necessario rimuovere la estesissima colonizzazione biologica che interessava tutti gli elementi lapidi oggetto di intervento. L'operazione è stata eseguita in maniera puntuale, appunto mediante l'utilizzo di adeguati biocidi e la rimozione meccanica manuale con bisturi delle colonie biologiche devitalizzate. Non è stato eseguito un vero e proprio consolidamento perché non fa parte delle operazioni di messa in sicurezza della pietra, del materiale lapidio. L'intervento si è concluso, si è arrestato nella balaustra del primo ordine, proprio perché erano queste le porzioni lapide a maggior rischio di distacco e interessate da maggiori fenomeni di degrado. Questa fase ha riguardato appunto la risoluzione delle situazioni di maggiore criticità. Quindi sono stati inseriti e bloccati gli elementi lapidi a rischio di distacco e caduta, che erano in numero veramente considerevole, con l'esecuzione di imperniazioni con barre in vetroresina ancorate con resine possidiche. Ed è stata in maniera puntuale eseguita la ricomposizione del materiale lapidio con l'esecuzione di succature di sacrificio finalizzate appunto ad arrestare i maggiori fenomeni di decoesione e sfogliazione della pietra. La fenomenologia di degrado riscontrata è stata essenzialmente formazione di macroscaglie di materiale lapidio che tendevano a distaccarsi, formazione di lesioni e macrolesioni che interessavano in maniera ubiquitaria tutti gli elementi decorativi, alveolizzazioni, fenomeni classici di degrado della pietra del calcare leccese.